Cominciamo di nuovo a porte aperte alle 9:58, quindi non c'è bisogno di chiamare appello perché abbiamo continuato a porte chiuse la seduta. Prego, Presidente. Dottoressa Velardi, Sì, dottoressa Velardi, scusa. voglio segnalare che durante la seduta a porte chiuse io sono Assolutamente, consigliere, entrato ho e già ho preso la autorizzato sua. la registrazione. Certo, sì, Sì, tranquillo. perfetto. Allora, riprendiamo quindi il discorso che stavamo affrontando sulla questione che riguarda i piani industriali che sono ancora all'ordine del giorno della Commissione. Nei fatti sono ormai piani industriali superati, però è vero anche che le delibere fino a quando non sono ritirate sono là. Quindi, se noi le vogliamo affrontare, io a questo punto, diciamo, volevo discuterlo con voi anche alla luce delle considerazioni fatte dal ragioniere generale. Ugo, tu che dici? No, io volevo dire proprio questo, condivido dal punto di vista, diciamo, pratico, la tua riflessione sul fatto che sono superati. E però, visto che sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, o il Consiglio, come abbiamo fatto in altri casi, lo rinvia al mittente perché lo ritiene superato, non approvabile, oppure comunque delibera su questo con una delibera di approvazione o non approvazione. Però non possono essere tenuti in uno stato di acquiescenza Esatto. così all'interno del Consiglio Non Comunale. possono Quindi io essere direi rinviati. anche di iniziare a progettare per la prossima settimana, se noi non abbiamo espresso pareri su questi, la possibilità di affrontarli e di esprimere pareri in modo tale che li esitiamo e di chiedere poi come commissione anche al Consiglio Comunale, al Presidente o in Capigruppo che venga affrontata questa situazione, ripeto, con una decisione che può essere quella o del rinvio degli atti oppure della deliberazione positiva o negativa che sia. Sì, Loredana, abbiamo modo, abbiamo, saresti tu, scusami. Ottimo, Presidente, è una giornata un po' particolare, a parte che sono da sola, ma non riesco, ho capito. No, perché volevo vedere quale triennio abbracciano. Allora, io lo Quindi posso se vedere dall'ordine del giorno, posso vedere se riesco a recuperare la sì, regina. se nell'ordine, perché anche questo, diciamo, può essere importante, anche perché uno di questi è di Amat. No, in questo momento non me lo ricordo. Ah, vabbè, adesso lo vediamo dall'ordine del giorno. Una volta che abbiamo l'incontro con il presidente. Potrebbe essere, diciamo, anche un'occasione, anche se quello di Amat noi l'abbiamo più e più volte visto, ma poi proprio su Amat, vi ricordate, nel piano industriale c'era il discorso, c'erano delle diverse ipotesi, una delle quali contemplava la dismissione di alcuni servizi, tra cui quello proprio del prelievo delle automobili posteggiate, cioè il carro attrezzi, diciamo, no? Perché alla fine sembrava essere poco conveniente, quindi lo abbiamo affrontato anche alla presenza degli uffici. Vediamo che cosa è rimasto. È così. Ma il presidente non ha risposto alle osservazioni del dottore Basile, che in genere lui, diciamo, non si fa passare la mosca sul naso, invece. Ma chi Cimino? No, no, Cimino, Basile, il dottore Basile, in una lettera e in un articolo di giornale, ha sottolineato, la grave mancanza del Consiglio Comunale rispetto alla mancata, discussione ed eventuale, diciamo, approvazione in aula dei piani industriali delle aziende. È Ah, stato, diciamo, un passaggio pesantuccio. E ho capito. quindi, per questo dico, effettivamente è vero pure che questi piani sono arrivati molto spesso già in ritardo rispetto al periodo, perché un po' come i bilanci, no? Cioè il triennale e l'annuale. Quindi di volta in volta poi vanno rivisti, aggiornati.
Loredana, sei riuscita a trovare... Sì. Sono riuscita un attimino che proviamo a leggere. Se no avrei guardato io. Sì, un attimino che provo, intanto l'ultimo ordine del giorno, ma questo non è... Niente, non è questo. Mi scusate, ma era un ordine del giorno passato di luglio, ma non di questo luglio. È difficoltoso per me perché devo collegarmi con la posta perché non ce l'ho in evidenza. Un attimino. No, aspetta, vediamo se riesco io. Non è che mi sai dire... È il giorno del di luglio 2021, vediamo, trasmissione... Ordine del giorno? È luglio 2021. Aspetta che... Dunque, dov'è qua? Cerca nella posta, quindi cerco ODG. Sì, sì. Non su... Ok. ODG. Luglio. L'ho trovato, Presidente, penso di averlo trovato. Sì, 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 l'ho trovato. Ok. Ok, un attimino. Mi chiedo cortesemente di comunicarmi eventuali, se qualcuno di voi ha necessità di uscire, di dirmelo. Il consigliere Chinnici è uscito, giusto? Non lo vedo, aspetta. Sì, sì, sì. Il consigliere è appena uscito. Sono sulla... No, il consigliere Chinnici è fuori. Ah, sì. Consigliere Chinnici, sì, è uscito. Attimino, 10. Perfetto. Ordine del giorno suppletivo. Allora, no, ce l'ho qui. Allora abbiamo modifiche, devo scorrere di tutti per vedere quali sono. Allora, piano industriale 2018-20 dell'MG Energia SPA ex articolo 32 del regolamento unico dei controlli interni, piano industriale 2018-2020 del Reset, quindi ci sono questi due, vediamo se ci sono altri piani industriali, quindi sono 18-20, quindi comunque già ovviamente... 18, sì, sì, entrambi 18-20, poi vediamo se ce ne sono altri. Presa produzione della variante piano urbano, un attimino che devo scorrere la semplificazione. No, questi due sono i piani industriali. Quindi c'è quello della Reset e quello di MG. Va bene, magari li rivediamo così. No, non li abbiamo online, stavo guardando proprio questo. Scusate, ma che ho fatto? Sono vecchi, sono provvedimenti del 2017. Siamo in cartaceo. No, il cartaceo in ufficio, ma qui no, quindi non abbiamo come questi regolamenti. Loredana, ma per esempio, che so, tipo io e te, potremmo andare là e collegarci con il mio iPad? Allora, il problema è questo, che penso che per quanto riguarda i nostri computer non riusciamo a collegarci perché mancano le videocamere. Io infatti... No, con l'iPad mio... L'iPad. Io devo fare il mio, devo collegarmi pure perché devo gestire la commissione, lo devo fare dal mio computer. Non ci possiamo collegare insieme? Non credo. Ci può essere una persona che viene con me, ci guardiamo le carte. L'unica cosa che possiamo fare è chiedergli alla segreteria generale, o meglio al consiglio, se ci danno scansionati questi due atti. Questo possiamo fare. Vediamo, poi lo chiedo a Tony che fa una telefonata a Di Liberti o qualcuno di loro, in maniera tale da acquisire i due piani industriali che sono all'ordine del giorno in versione. Intanto voglio dire, lo guardiamo un attimo. Ma stiamo parlando di cose scadute, cioè quanto mi ricordo li potremmo mettere in votazione pure ora, non cambia niente, né se li approviamo né se ci asteniamo, né se li bocciamo, ormai siamo proprio fuori, certo. Fuori certo. Rotta, fuori onda, quindi non è che dobbiamo fare così nelle linee generali, se qualcuno può andare lì approfondisce, che ne so, ecco, però senza grossi drammi, perché ripeto, stiamo parlando comunque di cose che in ogni caso avevamo discusso, ma che già sono abbondantemente superate. Ora, per esempio, con i piani di mobilità, è vero che ancora non sono stati portati tutti a termine, ma esistono e sono in corso, no? La mobilità dei lavoratori Reset verso le altre aziende. Già anche questo determinerà la stesura
di un piano industriale diverso da parte dell'azienda, perché anche una riduzione del personale, il passaggio di forza lavoro con un suo profilo specifico in altre aziende, chiaramente determinerà una modifica non solo degli assetti aziendali, ma anche proprio, come dire, dei profili lavorativi, quindi delle cose che saranno fatte dall'azienda. Magari su questo potrebbe essere utile più in là anche fare un incontro con il presidente Perniciaro, insomma, vedere un poco che cosa hanno in mente di fare, eccetera. Va bene, e allora restiamo in questo modo. Quindi la settimana prossima, tra gli incontri e quanto già abbiamo stabilito, portiamo avanti e cominciamo a snellire un po' la lista delle delibere che ci portiamo dietro da un bel po' di tempo. Va bene, ci sono interventi, comunicazioni da parte dei colleghi? Altrimenti io passerei alla lettura del verbale. No, per me possiamo leggere il verbale. Va bene, perfetto. Possiamo procedere. Okay. Okay. Sì. Allora, la Presidente Evola decide di esprimere parere sull'atto semplificazione delle procedure di rilascio delle concessioni per attività di somministrazione e integrazione al regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 9 del 2020, anno 70-56-95-2021. Ah, che succede? No, è il microfono di Fabrizio. Sì, sì, sono io. Scusate. Sì, stavo leggendo. Allora, la commissione esprime, lo pone in votazione, la commissione esprime parere favorevole a maggioranza dei presenti con l'astensione del consigliere Chinnici. Ok. La segreteria informa che l'avvocato Cimino ha dato la propria disponibilità per l'incontro in commissione martedì 20, prossimo 21, sull'argomento relativo alle problematiche dell'avvertenza al personale delle cooperative che si occupano delle pulizie dei mezzi di trasporto e la società partecipata AMAT, ma si aspetta conferma da parte del dottore Bellia e dell'assessora Marano. Il dottore Verona ha confermato la sua presenza in commissione per mercoledì 21, prossimo 21, per approfondire l'argomento sull'affidamento degli spazi dei cantieri culturali alla ZISA. La Presidente informa che ancora non vi sono notizie appunto su tale affidamento e quindi diciamo è utile appunto sentirlo su tale argomento. La Presidente, come preannunciato nel corso della precedente seduta, ricorda che bisogna esprimere parere sulla proposta di deliberazione presa ad atto PEF rifiuti anno 2020 e determinazione in merito al conguaglio e ricorda che è anche opportuno acquisire informazioni da parte dell'assessore Marino su quanto trattato in commissione. Il consigliere Forello evidenzia la necessità di acquisire informazioni anche sui conti del comune e sull'incontro l'incontro previsto appunto col sindaco nell'ipotesi in cui la normativa resti invariata. Si apre un confronto sugli equilibri di bilancio del comune e sull'eventualità di un dissesto. Il consigliere Forello evidenzia nel caso di dissesto dovrà essere proposta una delibera di consiglio comunale. La Presidente Evola alle 9.45 chiede alla segreteria di interrompere la registrazione e di continuare la seduta a porte chiuse, pertanto i contenuti non vengono riportati. Alle ore 9.58 la Presidente Evola chiede di riavviare la registrazione e di proseguire la seduta a porte aperte e fa riferimento ai piani industriali anche alla luce delle considerazioni fatte dal ragioniere generale. Il consigliere Forello condivide il fatto che siano superati, ma il Consiglio dovrà affrontarli e ritiene che la Commissione li dovrà esitare. Si apre un confronto sull'argomento, in particolare sul fatto che si tratta di atti abbondantemente superati e oggetto di discussione in Commissione in passato. La Presidente evidenzia che ci saranno su tali atti e probabilmente sui piani industriali delle modifiche a seguito della mobilità del personale. E la Presidente chiede alla segreteria di dare lettura del verbale della seduta odierna. Se volete, possiamo... Sì, perfetto. Ugo, Claudia, Fabrizio, torno a ricordare che da lunedì ritorniamo 9:10, quindi seconda convocazione ore 10, ok? Sì, sì.
Anche perché non c'è traccia del consiglio comunale. Sì, anche oggi non mi pare che sia arrivato nulla, né convocazione di consiglio, né di conferenze di capigruppo. Vabbè che abbiamo lasciato una delibera in 13, ma comunque. Va bene. Allora, mettiamo i voti il verbale. La Presidente è favorevole. Favorevole pure Ferrandelli. Favorevole anche io. Consigliere Farelli. Favorevole. Perfetto, allora il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. Sono le 10:13. Se volete. Fabrizio, Verona si collegherà mercoledì in commissione. Ma che significa? Vabbè, glielo raccontiamo. Va bene.